L'educazione finanziaria è un elemento centrale per un esercizio pieno di diritto di cittadinanza e quindi se guardiamo a fasce della nostra popolazione che rimangono tendenzialmente ai margini, valorizzare iniziative di empowerment finanziario al femminile diventa quanto mai fondamentale. Ecco perché con il premio Edufin Index Donna che abbiamo oggi presentato abbiamo voluto premiare 3 realtà a pari merito per la loro capacità di innovazione sociale, per aver messo al centro dei loro interventi proprio iniziative di empowerment finanziario femminile e anche per l'impatto che hanno avuto. Quindi in qualche modo il nostro ecosistema si arricchisce oltre già al ricco partenariato di realtà pubbliche e private che ruotano attorno ad Edufin con il terzo settore, che è un motore straordinario di coesione sociale di cui non possiamo fare a meno per trasformare questo paese. Il fatto che vi sia una disposizione di legge che preveda l'apertura di un conto corrente personale su cui accreditare lo stipendio e quant'altro, è una misura che in altri paesi, leggi Francia, introdotta di recente, ha dimostrato senza ombra di dubbio delle ricadute positive in termini di gender equality e di autonomia finanziaria. Per cui la strada è tratta, lo facciamo con le pensioni, dobbiamo farlo anche quando parliamo di nuovi rapporti di lavoro.